Parliamo di Covid, ma nello specifico di long Covid e di vaccini, perché questo è uno dei tanti temi affrontati nel primo congresso nazionale della Società Italiana di Reumatologia Pediatrica che è in corso di svolgimento a Chieti. La nostra Antonella Micolitti è in collegamento in diretta con noi proprio da Chieti. Antonella, ti passo subito la linea per avere ulteriori notizie relative a questo congresso e soprattutto ai temi che sono stati affrontati, anche il long Covid e i vaccini nei bambini. Grazie Anna Della Linia, noi parliamo piano perché siamo in pieno congresso qui a Chieti, dove da oggi fino al 22 ottobre si svolgerà proprio all'auditorium del Rettorato dell'Università d'Annunzio il primo congresso nazionale della Società Italiana di Reumatologia Pediatrica. Il congresso riunisce 400 tra medici, infermieri e altri addetti ai lavori, ma anche i genitori degli stessi pazienti. Vicino a me ho la preziosa consulenza della dottoressa Luciana Breda, reumatologa pediatra dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, nonché presidente del congresso. Un congresso a tutto tondo che coinvolge, come dicevamo prima, sia i sanitari ma anche gli stessi genitori e le associazioni e altre persone ancora, insomma l'Unione che fa la forza. Beh sì, certamente. E comunque oggi pomeriggio diamo il via ai lavori, veramente un congresso importante, essendo il primo della neonata società di reumatologia pediatrica, della Società Italiana di Reumatologia Pediatrica. E siamo veramente onorati di avere qui questo congresso a Chieti e di riunire tutti i massimi esperti a livello nazionale ed internazionale. In particolare oggi pomeriggio iniziamo con un argomento nuovo che ci ha fornito la pandemia, la MIS-C, che è una patologia multisistemica, infiammatoria, che colpisce vari organi a distanza di 2-6 settimane dall'infezione da SARS-CoV-2. Colpisce i bambini, di solito i bambini più grandicelli, può colpire anche gli adulti e può creare dei danni importanti a livello cardiaco. Esordisce in genere con una febbre, dolori addominali, anche macchie cutanee, ed una miocardite che, se non è prontamente curata, può lasciare dei danni importanti come gli aneurismi coronarici. Questa patologia assomiglia molto alla malattia di Kawasaki che noi conosciamo da tanto tempo e il professor Ravelli, che oggi è qui con noi, è stato il primo a lanciare l'allarme in Italia nell'aprile del 2020 a descrivere questa patologia. Esiste un registro italiano che ha individuato oltre 200 casi. Dottoressa, ci sono delle cure per tamponare questa malattia? Sicuramente ci sono delle cure, sono anche molto efficaci, in particolare parlo dei farmaci biologici o biotecnologici innovativi che sicuramente possono risolvere il problema. Però diciamo che lo strumento fondamentale è quello della vaccinazione, anche e soprattutto per i più piccoli. Ai genitori scettici cosa si sente di dire? Mi sento di dire di vaccinare i bambini perché lo dicono fonti autorevoli, lo dice il New England Journal of Medicine, che è una delle riviste più autorevoli di medicina, che la vaccinazione riduce il rischio di ospedalizzazione dell'80%, e questo secondo me può bastare. Ecco, volevo chiedere anche gli altri argomenti poi che verranno trattati nel corso del congresso. Noi ne abbiamo parlato con lei e li illustreremo questo pomeriggio nel nostro consueto speciale. Qual è la mission di questo congresso? La mission è quella di far conoscere le patologie reumatologiche dell'età pediatrica e di far conoscere anche quelli che sono i progressi, soprattutto i progressi terapeutici che negli ultimi 20 anni hanno cambiato la qualità di vita di molti di questi pazienti. Soprattutto alla luce della pandemia, le cose poi, come dire, si sono complicate. Eh beh sì, certamente, abbiamo avuto un bel da fare con la pandemia. Adesso come siamo messi? C'è stata una ripresa? Beh sì, sicuramente adesso c'è una piccola ripresa, però fortunatamente i bambini non hanno quelle forme così gravi come nell'adulto, quindi i bambini se la cavano meglio, diciamo, e, tranne per la MIS-C, sì. Ne
bisogna stare attenti, quindi fare prevenzione. E per quanto riguarda, le volevo chiedere, gli asili, le scuole, la riapertura di questi, cosa c'è da dire? C'è una possibilità maggiore di contagio visto questa variante che è altamente contagiosa? Sì, questa variante è sicuramente più diffusiva e contagiosa, certamente. Prevediamo un rialzo dei casi, anche perché si sta senza i nostri senza le mascherine, quindi ci può essere un aumento dei casi, però sappiamo controllare bene, soprattutto in età pediatrica, la patologia. In bocca al lupo, vive il lupo per il congresso, ricordiamolo, da oggi 20 ottobre fino a sabato 22 all'auditorium del rettorato dell'Università d'Annunzio di Chieti. Ringraziamo la dottoressa Luciana Breda, reumatologa pediatra, nonché presidente del congresso. Grazie dottoressa. Grazie a voi.